Restiamo ancora sulla scia dell'istruzione Didacta Sicilia edizione 2023 dal 12 ottobre prossimo a Mister Bianco, la più grande ed innovativa fiera dedicata proprio al mondo della scuola, una edizione questa improntata sugli ambienti virtuali fortemente futuristici. Ascoltiamo quest'oggi le parole del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro. Direttore scolastico regionale, il vulcanico dottore Pierro. Grazie. Io me ne occupavo quando ero a Roma, al Ministero dell'Istruzione, mi trasferisco in Sicilia e si dice di fare carta Sicilia. Ma è una bella persecuzione e in realtà le voglio ringraziare davvero tanto la regione siciliana e nello specifico l'assessore Turano, perché è una nuova avventura per Tempismo, noi diciamo siamo più esperti di didattica. Ho raccolto questa sfida perché insomma la regione ci ha messo veramente tanto per la realizzazione di questo evento. Parlare di scuola significa parlare di futuro, di società, di famiglie, di classe dirigente della Sicilia del domani. Questa manifestazione in realtà guarda un po' al presente perché dobbiamo far andare bene la scuola di oggi, ma con l'occhio sempre di migliorare l'offerta formativa per i nostri giovani, per le famiglie, per garantire a tutti un futuro sicuramente migliore. Come Ufficio Scolastico Regionale siamo un partner tecnico, anche noi saremo presenti al Mister Bianco, che ringrazio davvero tanto gli amici del comune di Mister Bianco, che sarà una piccola invasione ma molto positiva. E parliamo di formazione del personale docente, che è uno degli elementi cruciali della nostra, per l'offerta formativa delle nostre scuole. L'Ufficio Scolastico Regionale è un partner tecnico sia della Fiera Didatta Sicilia che del Festival Grill, perché per noi la formazione è un elemento cruciale. Anche l'Ufficio Scolastico Regionale ha deciso di aumentare il proprio sforzo, il proprio impegno, perché abbiamo deciso di prendere uno spazio che abbiamo chiamato Arena USR, Arena Ufficio Scolastico Regionale, uno spazio aperto che accoglierà al suo interno una serie di ulteriori dibattiti e offerte formative. I dirigenti scolastici arrivare lì a Mister Bianco in questa settimana, perché li convinca? Allora, l'anno scorso in realtà ne abbiamo già convinti tanti, è stata un'ottima manifestazione, quest'anno li dobbiamo convincere ancora di più perché la manifestazione si rafforza, ci saranno c'è molta più offerta formativa di altissima qualità. Noi abbiamo convocato per quelle date anche una conferenza di servizio con tutti i dirigenti scolastici, perché parleremo di dispersione scolastica e in quella sede io presenterò i dati sulla dispersione scolastica. Lo farò lì, è giusto farlo lì perché qualcosa anticiperemo già adesso a fine settimana con Vecchio su 2000, ma il vero grosso dei dati lo presenteremo proprio lì a Didatta, perché presenteremo un'analisi stratificata del fenomeno di dispersione scolastica analizzando i dati provincia per provincia, e ci saranno due incontri, quindi uno con la Sicilia con i presidi dirigenti scolastici Sicilia orientale e l'altro con i presidi scolastici, i dirigenti scolastici della Sicilia occidentale, proprio perché il nostro desiderio è andare un po' più in profondità. Si potranno formare dirigenti scolastici, insegnanti soprattutto, ma anche personale amministrativo laddove è necessario. Ed è necessario farlo oggi perché ci sono tanti cambiamenti in atto, parliamo di PNRR, parliamo di innovazione, quindi sostanzialmente è importante migliorare anche la didattica formandosi. E perché parlare di dispersione scolastica e formazione? Ricolleghiamo questi due argomenti, perché inevitabilmente migliorare l'offerta formativa, migliorare la didattica può servire anche per prevenire la dispersione scolastica. È stato difficile averla a Mister Bianco e quindi in Sicilia questa manifestazione? È stata una sfida. L'anno scorso poi noi come Ufficio Scolastico Regionale supportiamo le scelte che fa la Regione Siciliana, siamo stati ben contenti di farlo e siamo contenti di aver dimostrato che la Sicilia è pronta, la comunità scolastica siciliana ha risposto benissimo perché c'è un bisogno di formazione ma c'è anche una volontà di formazione. Hai lavorato Turano? Certo. Nel nostro stand i temi trattati saranno tanti, si andrà dall'inclusione con alcune esperienze molto interessanti, per esempio col Brass Group abbiamo fatto un protocollo d'intesa per l'inclusione attraverso la musica, quindi presenteremo gli strumenti audiotattili, così come presenteremo un nuovo piano che abbiamo avviato da poco per l'apprendimento della lingua dei segni a scuola. Quindi tutta innovazione della didattica, parleremo anche noi di intelligenza artificiale con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, con la Fondazione Anelli.